Radio Vaticale, siamo con l'onorevole Silvestroni, capogruppo di Fratelli Italia in Commissione Trasporti per parlare romano, insomma, per parlare con lui delle amministrative di Roma e della notizia che si libera un collegio uninominale di Roma dove potrebbe candidarsi il professor Conte. Allora, se Conte si candiderà, si creerà una situazione, diciamo, molto particolare a Roma, dove vedremo alle amministrative PD e Movimento 5 Stelle divisi, mentre uniti per il professor Conte. Allora, una situazione, diciamo, un bel, non saprei come definirla. Allora, intanto buongiorno, buongiorno a tutti a Radio Radicale e agli ascoltatori di Radio Radicale. Beh, è il teatrino della politica che continua, no? È iniziato con il Conte 1, è proseguito con il Conte bis e sta proseguendo con quello che noi ormai chiamiamo il Conte ter, perché Draghi sta portando avanti il Conte ter. E per quanto riguarda le amministrative, sì, si continua con l'incoerenza di un'alleanza che in realtà non ha nulla di programmatico, ma probabilmente, o anzi sicuramente, è un'alleanza di convenienza e basta, che non prende in considerazione certamente quelle sono le volontà dei cittadini, ma prende in considerazione, e ritorniamo sempre lì, il mantenimento della poltrona. L'ha detto lei prima, nel senso, su un collegio uninominale tutti uniti per Conte, dopodiché sulle amministrative c'è la confusione più netta, perché non è un'alleanza programmatica e quindi è il teatrino, io lo dico io questo chiaramente, della politica che è iniziata con l'avvento dei 5 Stelle, la non politica. Quindi no, non è che c'è molto da dire, egoisticamente, non certo per i cittadini, faccio il tifo perché continui questa confusione che hanno in mente il centro-sinistra, i 5 Stelle, dove cercano alleanze programmatiche, spesso non le trovano, e quando le trovano sono comunque divergenti, comunque sempre, perché partono da posizioni nettamente diverse. È il motivo per cui Fratelli d'Italia non è entrato in questo governo, per essere coerenti. Loro sono incoerenti e quindi fanno questo tipo di alleanze. Senta, come trova il fatto che Conte sia stato quello che ha dato la benedizione finale per la candidatura della Raggi e poi si troverà a concorrere con un'alleanza diversa da quella della Raggi? Cioè, dove il Movimento 5 Stelle andrà da solo? Beh, guardi, viene da ridere perché voglio dire, è nello spirito della politica che ha fatto Conte, dal Conte 1 al Conte 2, tutto è il contrario di tutto. Quindi voglio dire, come la trovo? La trovo in realtà surreale, la trovo ridicola, la trovo vergognosa e irrispettosa nei confronti dei cittadini romani, in questo caso dai 5 Stelle al centro-sinistra, che dovranno votarli. E io mi auguro che, rendendosi conto che vengono presi sicuramente in giro, perché non c'è nulla di serio, ripeto, di programmatico, ma soprattutto non c'è nulla di coerente in queste azioni politiche, quindi che riflettano e votino tutto il centrodestra alle elezioni amministrative di Roma, così come a Milano, così come a Napoli. Senta, lei adesso è uscito da una manifestazione di Air Italy, Sì. i cui dipendenti si trovano in una situazione particolarmente difficile, perderanno probabilmente, molti di loro perderanno il posto. Allora, quanto inciderà, diciamo, la crisi delle compagnie aeree, Air Italy, Alitalia, su questa campagna per le elezioni amministrative? Perché, insomma, la situazione di questo indotto che dava tanti posti di lavoro, pensa che si ripercuoterà sul voto per la capitale? Io ritengo sì, ritengo che si ripercuoterà, ritengo che tutti i lavoratori, sia Alitalia sia quelli di Air Italy, si sono resi conto che in realtà fino ad oggi tutti i partiti che sono al governo in realtà non stanno valutando o prendendo in considerazione quella che è un problema enorme. Lei prima diceva che è un contenitore, in realtà sono posti di lavoro che certamente non è che se li sono inventati questi lavoratori. Noi stiamo parlando di 1.400 lavoratori di Air Italy che rischiano il posto, quindi sono 1.400 famiglie di media, quindi non sono 1.400, saranno di più.
abbiamo il problema in Alitalia di tutto un esubero di 5.500 lavoratori, più gli stagionali arriviamo a 6.500, più quelli di Reitali 1.400-1.500, vi immaginate di che proporzioni stiamo parlando? Io spesso dico il problema di questo governo, ma dei governi che verranno, sarà la ricollocazione al lavoro nel dopo Covid. Quindi se nel mentre si attuano strategie, piani industriali sbagliati, è chiaro che diventerà sempre più enorme il problema della ricollocazione al lavoro. La domanda, mi hai fatto una domanda, cioè era quella se si ripercuoterà su, certo. Io ritengo di sì, perché comunque trovo che i lavoratori stanno rendendo conto che forse solo Fratelli d'Italia in realtà continua nella linea di coerenza. Noi ITA ha presentato un piano industriale vergognoso. Per darvi una dimensione, prendono 3 miliardi dall'Europa, fanno un piano industriale ridicolo con 40 aerei, quindi significa una compagnia regionale, non una compagnia che non chiamiamola di bandiera, ma una compagnia che deve rappresentare il trasporto aereo italiano. Ci sono questi esuberi, c'è un piano industriale che non prevede sicuramente e non prende in considerazione come risolvere il problema di questi lavoratori, che ripeto sono famiglie in questo momento. C'è la possibilità di fare un piano industriale credibile andando a prendere i piani industriali fallimentari di Alitalia, idem di Air Italy eventualmente, di capire dove sono stati fatti gli errori, di modificarli e di ripartire con una compagnia di bandiera, che significa comunque mantenere posti di lavoro. Stiamo parlando di posti di lavoro altamente specializzati, quindi questo si deve capire, perché tutto il settore manutenzione di Alitalia sono eccellenze mondiali che rischiano di perdere il lavoro. Considerando anche l'alto standard di sicurezza, che da sempre ha avuto Alitalia, per cui oggi siamo qui di fronte a manifestare con i lavoratori di Air Italy perché almeno si chieda la proroga delle casse integrazione per loro, in attesa che venga accorpata il problema Italy col problema Alitalia, perché il governo debba fare un pacchetto unitario per cercare di fare di risolvere. Quando si parla di risolvere si parla di fare un piano industriale credibile, cercando magari partner anche esteri che possano investire sulla compagnia per farla ripartire, e ci sono tutte le possibilità per non lasciare per strada centinaia di famiglie italiane. Senta, l'ultima cosa, la figuraccia su Azeglio Ciampi. Beh, la figuraccia la dice lunga. Calenda spesso parla e dice una cosa non vera, che si è dotato di un centro studi. Stigmatizzo che Fratelli d'Italia ormai sono anni che ha un centro studi che ha portato all'attenzione, anche quando siamo andati da Draghi o da Conte a fargli le proposte, sono tutte proposte che vengono dal centro studi. Quindi il centro studio di Calenda probabilmente dovrebbe aggiornarlo, se poi fanno quelle gaffe come hanno fatto su Carlo Azeglio Ciampi, perché insomma non è possibile. Cioè, chiaramente per quello che è la situazione politica oggi sembra una stupidaggine, ma la dice lunga sulla mancanza di serietà che però troviamo. Perché, insomma, certo. Va bene, senta, la ringrazio, ringrazio l'onorevole Marco Silvestroni di Fratelli d'Italia. Grazie a Radio Radicale per dare la possibilità di dar voce sempre comunque alla politica italiana.